BenQ ha prodotto una serie di monitor per videogiocatori e questo in particolare che vi mostriamo è, secondo l'azienda, l'ideale per i giochi RTS. BenQ non ha inserito in questo prodotto alcuna tecnologia aliena, ma con quella che chiama Black Equalizer riesce a regolare le impostazioni di luminosità e contrasto per migliorare la visibilità delle immagini in condizioni di scene scure. Sono presenti due preset, uno per StarCraft 2 e l'altro per Dota 2. La quantità di giocatori asiatici che gioca a questi titoli è innumerevole, ecco perché BenQ ha voluto dedicare a loro una linea di monitor. In verità, a parte i preset, questi monitor sono adatti a qualsiasi tipo d'uso. Questo modello, precisamente RL2455HM, è un modello da 24 pollici ed è costruito esclusivamente in plastica. Integra un paio di altoparlanti da 2 W, jack audio da 3,5 mm per cuffie e line in ingresso, un connettore VGA, uno DVI Dual Link e due HDMI. Tutti i controlli sono raggruppati nel bordo destro. Ha un classico pannello TN, ma la retroilluminazione è di tipo DC, soluzione che BenQ chiama Flicker Free. Per una spiegazione veloce, la regolazione della retroilluminazione in molti monitor avviene tramite PWM, cioè le lampade o i LED vengono spenti e accesi molto velocemente a una frequenza che va dai 90 ai 2500 Hz. Con questa azione, che avviene decine di volte al secondo, si percepisce una luminosità minore o maggiore del pannello. In base alla sensibilità personale, questo metodo può far percepire un'immagine non del tutto stabile, creando affaticamento della vista. Implementando invece un controllo diretto della luminosità del sistema di retroilluminazione, si può regolare a ogni livello, eliminando quindi questo difetto. Ora vi mostriamo la copertura RGB e l'uniformità spaziale del monitor. La massima luminosità misurata è di 240 candele al metro quadro. I risultati dell'analisi del pannello sono buoni, considerando il prezzo. Prezzo che per il BenQ RL2455 è di poco meno di 200 euro.